Matteo Renzi va in Europa per trattare le nuove nomine sul Consiglio d'Europa, intanto nuovi sbarchi sulle nostre coste. Oggi assistiamo a altri 500 sbarchi di immigrati clandestini sulle coste della Sicilia, quindi una nuova ondata, una nuova invasione di immigrazione clandestina ed è la conseguenza del fallimento di Mare Nostrum. Mentre l'Italia è invasa, Renzi va in Europa non per trattare il problema dell'immigrazione clandestina, non per chiedere all'Europa il riconoscimento di responsabilità e un'assunzione di responsabilità nella gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, ma va semplicemente a trattare nomine, posti, cadreghe. La Lega dice delle parole estremamente chiare, dice no all'invasione clandestina, dice sì all'introduzione del reato di immigrazione clandestina, dice che bisogna immediatamente sospendere Mare Nostrum, dice che bisogna riprendere le politiche di contrasto all'immigrazione clandestina che erano state adottate dall'allora ministro dell'interno Roberto Maroni. Il governo, Renzi e Alfano vanno purtroppo nella direzione esattamente opposta e noi continueremo ad andare in Europa col cappello in mano a prendere ordini dalla Merkel.